abbiamo fatto la prima esortazione in situazioni particolari, che è quella parte della lettera che stiamo prendendo in mano in questi giorni, che è vivere da cristiani in una società pagana, vi ricordate? E finiva dicendo appunto: comportatevi da uomini liberi, nonostante i problemi, nonostante possono esserci anche le persecuzioni, con rispetto per tutti, ricordando di amare però almeno i fratelli della fede e adorare chi? Dio. Ma ricordiamo anche questo, siamo nell'impero romano, e qual è la divinità più importante dell'impero romano in quell'epoca? No, è Roma, la dea Roma, e dopo di lei, insieme a lei, l'imperatore Dio, il Divus Imperator, il divino imperatore. Quindi quando dice rispettare Dio, si riferisce a Roma, all'imperatore o qualcos'altro? Qualcos'altro, è Dio di Gesù Cristo, che non c'entra con gli altri due, che non sta nel pantheon degli altri due. Secondo gruppo di, secondo osservazione, meglio diciamo così, sulla situazione particolare è la situazione degli schiavi, schiavi domestici in particolare, in questo caso, di padroni non cristiani, perché se hanno un padrone cristiano, quello sa già cosa fare per sé, dovrebbe saperlo, e quindi dovrebbe sapere che i suoi schiavi non sono schiavi, anche se lui continuerà a chiamarli così perché nella società è normale quello, ma però tenendo il titolo ma svuotandolo di tutti gli aspetti negativi che ha dentro, riconoscendo che comunque i suoi schiavi sono persone umane, che hanno diritto a essere trattate da persone umane e che hanno diritto a diventare liberi un giorno o l'altro, non perché lui è bravo e buono, ma perché loro sono esseri umani come lui, e che dovrà rispondere a Dio di come tratta i suoi che crede schiavi, perché in questo caso Dio diventa il suo padrone. Se tu sei padrone di uomini, io sono tuo padrone, dice Dio. È come Rametoni che non so chi se la cava meglio alla fine, è vero o no? Quindi questi schiavi domestici fondamentalmente, quindi non quelli nelle miniere, lavori nei campi o sulle navi, terribili, i condannati ai remi sulle navi, morivano con la nave se la nave affondava, mica li salvavano, tra le altre cose. È una situazione balorda davvero. Voi servi, schiavi, ubbidite, dice, con grande rispetto ai vostri padroni, non solo a quelli buoni e gentili, ma anche a quelli prepotenti, ai discoli, ai lavativi, agli arroganti. In fondo, qual è il principio, secondo Pietro, che deve regolare il comportamento di questi cristiani che si trovano a essere schiavi? Quello che riguarda tutti in riferimento all'imperatore o ai suoi rappresentanti. Rispettali, obbedisci. Perché? Qual è la motivazione che porta? Per chi conosce Dio è una grazia soffrire perché si è trattati ingiustamente. E infatti che merito ci sarebbe a sopportare un castigo quando si è colpevoli? Quello è vero. Se ti castigano perché hai fatto una corbelleria di quella grossa, insomma, è mio colpa di altro, è colpa tua. Quindi che merito ci sarebbe nel soffrire per questo? È normale. Ma se voi fate il bene e sopportate con pazienza le sofferenze, allora è una grazia di Dio. Sa va presto a dirne. Ma un cristiano sa che dovrebbe comportarsi così? Sì o sì? Sì, in base a che cosa? Cosa c'è nel Vangelo che ti dice di comportarti così? C'è anche quell'aspetto lì, però quello riguarda più l'aspetto morale dei rapporti interpersonali normali, non di categorie particolari. E poi diciamo soprattutto che riguarda l'essere contenti, sentirsi contenti dentro mentre si maltrattano, dire porgere l'altra guancia non dice con quale animo farlo. Siamo solo gli amici, eccetera. Si entra dentro in quella prospettiva lì, ma alla base cosa c'è? Vi ricordate l'ottava beatitudine? Amare il prossimo. Di più ancora, l'ottava beatitudine. Beati coloro che soffrono a causa della giustizia, cioè perché vogliono fare la volontà di Dio, che è la giustizia che viene da Dio, quella di cui parla Gesù, e non la nostra giustizia, in quel caso lì.
che poi applica a chi lo ascolta. Beati voi quando vi insulteranno, vi maltratteranno, diranno ogni male di voi per causa mia, non perché ve lo meritate, ma per causa mia. Rallegratevi, risultate, perché grande sarà la vostra ricompensa. Quindi c'è un appoggio nelle beatitudini di Gesù, e poi c'è un appoggio in che cosa? Anche nell'esperienza stessa di Pietro. Atti degli Apostoli, capitolo 5, guardiamo se qualcosa vi viene in mente. Teniamo il dito qua, andiamo, Atti degli Apostoli, capitolo 5, quello che comincia con Anania e Zaffira. Ecco, racconta degli Apostoli che, proprio perché fanno dei miracoli, in nome di Gesù, il che è proibito dalla legge del Sinedrio, e allora vengono perseguitati dalle autorità, vengono processati, bastonati, eccetera, e alla fine, versetto 41, dice Luca, gli apostoli, che sono soprattutto Pietro e Giovanni in questo caso, uscirono dal tribunale e se ne andarono tutti contenti, perché avevano avuto l'onore di essere maltrattati a causa del nome di Gesù. Cioè che, pensate, Giovanni tutto sommato è stato l'unico che non è scappato via, l'unico che ha seguito Gesù anche nella passione, è andato sotto la croce, eccetera. Ma Pietro è uno che si è spaventato davanti a una serva per la paura di dover patire qualcosa tipo quello che stava patendo Gesù. E invece qualche mese dopo non soltanto non ha più paura a metterci il muso, non soltanto non ha più paura a dire direttamente a chi ha ucciso Gesù pochi mesi prima: se devo obbedire a voi o a Dio, ditemelo voi, se lo sapete anche voi a chi devo obbedire io. Non soltanto quello, ma addirittura ringrazia Dio, è contento perché ha potuto soffrire qualcosa per il nome di Gesù. Cosa è successo nel frattempo che l'ha cambiato così tanto? L'incontro col risorto. E quindi, se la tua fede è fondata davvero sull'annuncio della Pasqua di Gesù, del Cristo crocifisso risorto, non puoi non tener conto di questo nel valutare, ecco che l'idea che Pietro vuole che passi. Non puoi, diciamo, vivere il quotidiano con i problemi che c'ha dentro dimenticando ciò in cui credi. È quello che è il fondamento della tua speranza. Anche perché sai che se anche il tuo padrone ti considera uno schiavo, quindi una cosa che può comprare e vendere come vuole, che può bastonare senza dover rispondere di niente a nessuno, che può ammazzare addirittura tranquillamente e nessuno potrà dirgli niente perché è una cosa sua. Ecco, se anche il padrone ti tratta così, tu sai che davanti a Dio tu sei una persona e sei libero in lui. E sai che lui stesso, appunto, dovrà rispondere poi a Dio di come si comporta verso di te. Quindi, tener conto di e valutare in modo diverso le situazioni che succedono, i fatti. Più facile dirlo che farlo, eh? Però se la fede è fondata davvero sulla Pasqua di Gesù, si possono tirare conseguenze diverse? Puoi tirar fuori l'idea che, beh, tu puoi prendere in mano un'arma e opporti al tuo padrone e scannarlo se occorre, e hai il diritto di farlo, in nome di Cristo risorto? Però quando si è dentro in certe situazioni, la oio la è tante volte. È venuta non solo una volta, ma nella storia si è ripetuta tante volte. E ogni volta che noi cristiani siamo andati dalla padella nelle braccia. Che è il bello.